103 incominciamo a leggere dal verso 8. Gloria a te Gesù. Vogliamo però prima chiudere gli occhi e chiedere al Signore, alleluia, Signore stasera ti chiedo con tutto il cuore di ungere questa parola, che questa parola sia una benedizione per i tuoi figli. Guidami Signore, io non sono capace, ma con te sono capace. Con la tua guida io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Salmo 103, verso 8 dice così. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non contende in eterno e non serba l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritiamo, come meritano i nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità. Perché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, Tanto è grande la Sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i Suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché Egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Alleluia. Dio è buono, abbiamo detto. Amen. Ma il Signore mi metteva nel cuore. Questa, questo messaggio, il messaggio di questa sera, perché è come se suggerisse al mio cuore, dici ai miei figli che io sono un Dio buono, un Dio longanime, un Dio che è pietoso, misericordioso, lento all'ira e di grande benignità. Perché sapete fratelli, questo non è un messaggio soltanto per coloro che ancora non conoscono il Signore. Ma questo è un messaggio principalmente per coloro che già sono figli di Dio, per coloro che hanno accettato già il Signore come personale salvatore. Amen. Perché a volte il Signore mi diceva nel mio cuore, a volte i miei figli non comprendono bene la mia misericordia, non comprendono bene, come dice questo verso, che io non tratto i miei figli come a volte essi meritano. Noi sappiamo che... Siamo polvere, dice la scrittura, e in quanto tali siamo fallaci. Ma ecco la grande benedizione di Dio. La più grande benedizione, amen. Dio ha meravigliose benedizioni per ognuno di noi, per ognuno dei suoi figli. Egli è pronto a benedirci. La completa sozzò di Dio è per noi. Salvezza, liberazione, guarigione, ogni benedizione, perché Dio ci benedice con ogni benedizione. ma questa è la prima benedizione che ogni figlio di Dio si aspetta dal suo padre, dal suo buon padre, quella di essere un Dio misericordioso, un Dio longanime. Leggo ancora questi versi per farvi comprendere che questa, questa parte del carattere di Dio è assolutamente confermata dalla scrittura in più versi li leggo non c'è bisogno che voi li prendete li ho appuntati in questo foglio Neemia capitolo 9 dice si rifiutarono di obbedire non si ricordarono delle meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro indurirono invece il loro collo e nella loro ribellione si scelsero un capo per tornare alla loro schiavitù ma tu sei un dio pronto a perdonare misericordioso pieno di compassione lento all'ira e di grande benignità Salmo 86, ma tu, o oh Signore, sei un Dio misericordioso, è pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Salmo 145, l'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. E ancora in Gioele, ancora in Giona, non è il caso di leggerli tutti, e non li ho appuntati tutti, perché la scrittura è piena di questa profonda verità. Dio è un Dio che vuole benedire i suoi figli. Attraverso il perdono e attraverso la misericordia. Però fratelli, stiamo attenti: perché il nemico delle anime nostre è sempre pronto a rubarci la benedizione che Dio ha in serbo per ognuno dei Suoi figli. E esattamente, Satana ha esattamente un piano che è l'opposto di quello che Dio ha previsto per noi. Mentre Dio ha un piano di salvezza, di liberazione, di guarigione. Satana si comporta esattamente all'opposto: dice la scrittura che egli viene per rubare, distruggere e uccidere, e questo è il suo scopo. E a volte ovviamente non viene con, tu non lo vedi con corna, con fiocine, col tridente, ma lui si insinua in maniera subdola nella vita dei suoi figli, perché chi non lo conosce già gli appartiene. Ma lui viene proprio a bussare alla tua vita e a metterti dei strani pensieri nella tua, nella tua testa. Lui ti dice tu sei indegno, tu non, ha, non puoi meritare la misericordia di questo Dio. Tu hai fatto qualcosa di troppo sceno, di troppo che Dio non può giustificare. Satana viene in questo modo, conosce i nostri punti deboli, fratelli, sa che noi abbiamo dei punti deboli. Ma ogni volta che lui viene, noi abbiamo la, la possibilità di buttarlo fuori dalla nostra vita. La scrittura dice: Non siate ignoranti delle macchinazioni di Satana. Amen. In che modo noi non siamo ignoranti delle macchinazioni di Satana? Quando ci imbeviamo della parola di Dio. Gesù poteva respingere gli attacchi di Satana attraverso c'è scritto. Noi non vogliamo mettere, non possiamo mettere del nostro affinché Sadana, non, affinché non diventiamo una preda di Sadana, affinché Sadana non possa agire nella nostra vita. Ma noi vogliamo dire a Sadana, c'è scritto, il diavolo viene nella nostra vita e cerca di tentarci, ecco perché ogni giorno forse è bene che noi diciamo, Signore non ci indurre in tentazione. Perché Sadana ha bisogno di venire nella vita dei figli di Dio, perché vuole fare un'opera inversa a quella di Dio. Dio viene per darti libertà e Satana te la vuole rubare. Dio viene per darti guarigione e Satana viene a portare le infermità. Dio viene per darti liberazione profonda e Satana viene per sussurrarti alle orecchie: Non vedi che non ce la fai? Ma noi abbiamo detto che Dio è un Dio longanime, lento all'ira, misericordioso e di grande benignità. Noi, fratelli, in quanto polvere, in quanto esseri umani, siamo fallaci, ma quando Satana sussurra al, al nostro orecchio: Tu sei un indegno, noi vogliamo rispondere: Sì, io sono indegno, ma Gesù mi ha reso degno. Amen. Egli ha provveduto per la mia indegnità e mi ha reso degno. Egli ha provveduto attraverso il suo sacrificio affinché noi potessimo avere vita e vita in abbondanza. Amen. E questo è esattamente ciò che noi dobbiamo rispondere. Ma saremo equipaggiati quando saremo pieni della parola di Dio nella nostra vita. Non potremo rispondere con le nostre forze, perché noi non abbiamo forze in noi stessi, ma le nostre forze siamo in colui che ci fortifica. E allora, se no, più noi conosciamo la Scrittura, più noi conosciamo la volontà di Dio per la nostra vita, e più saremo capaci di dire: Satana, tu non hai più nessun potere nella mia vita. Questo il Signore mi diceva, ancora i miei figli sono convinti e molti ancora si allontanano dalle mie vie per un senso di indegnità. Cioè, ci sono molti ancora, anche nella casa del Signore, che continuano a venire ai culti, io sento questo, ma è come se un senso di colpa li rodesse dentro, è come se non riuscissero a relazionarsi in maniera completa col Signore. Questo senso di colpa che continuamente li attanaglia. Questo senso di colpa che continuamente dice tu sei un indegno, non è così fratelli. Relazionati col tuo Dio, cerca di instaurare col tuo Dio un rapporto intimo, perché un rapporto intimo col tuo Dio ti toglie ogni atteggiamento nella tua vita che non gli appartiene. Toglie da te ogni senso di colpa, ogni eh, eh, atteggiamento di indegnità. Perché Satana sta cercando di bussare alla tua vita per farti sviare dal proposito che Dio ha scelto per la tua vita. Amen. Era questo l'atteggiamento del figlio del prodigo, conosciamo la storia. Si allontanò dalla casa del padre, disse: Io me ne andrò, dissi però tutto quello che la, la mia eredità mi era toccata, lo ha fatto. Ma quando fu lontano, comprese che a casa del padre si stava bene. Il suo desiderio era quello di tornare, ma forse temporeggiò qualche giorno, perché forse pensava, ma chissà, mio padre, cosa farà, farà quando io ritornerò? Cosa mi dirà? Forse mi dirà, tu non sei più degno di essere mio figlio, perché tu mi hai tradito, tu hai fatto talmente tanti peccati che io non posso più darti il mio perdono. Forse perse del tempo, ecco il messaggio di stasera: è quello di non farti più perdere tempo. Non c'è più tempo da perdere perché siamo agli ultimi tempi. Io credo e sento nel mio cuore che è un momento e un periodo di grande raccolta: affinché coloro che si sono allontanati dalla casa del Padre possano tornare perché alla casa del Padre ci sono tesori in abbondanza ed Egli è deciso a condividerli con te e con me. Non pensare che siccome ti sei allontanato dal Signore, d'altronde qui lo dice il Salmo 103, lo dice in maniera chiara, come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temano. Chiunque è padre o è madre qui, sa benissimo che se anche tuo figlio sbaglia nei tuoi confronti, anche forse hai un figlio piccolo, commette qualche marachella, o anche hai un figlio grande che devia dalla strada e dai consigli che tu gli hai dato, rimane sempre tuo figlio. Non lo puoi tu mandare via perché Egli è tuo figlio. E se noi abbiamo questo quest atteggiamento, dice la Scrittura, noi che siamo padri malvagi riusciamo a dare dei buoni doni ai nostri figli. Immagina tu il tuo Dio. Forse tu hai avuto un'esperienza positiva, hai avuto dei buoni genitori e allora Dio è ancora più buono. Ma se tu non hai avuto una buona esperienza per la tua vita, Forse hai avuto dei cattivi genitori. Non assimilare il carattere di tuo padre o di tua madre a Dio, perché Dio è Dio. Dio è immensamente buono, l'abbiamo cantato. Dio è buono, Dio è pietoso, Dio è misericordioso. E allora perché perdere ancora tempo? Dio non ci tiene il broncio, fratelli, non è come noi. Non è un essere umano. Dio è lì come il padre a braccia aperte stava aspettando il suo figlio per abbracciarlo, baciarlo, per mettergli un anello al dito, per fare festa. Dio sta aspettando che tu possa ritornare non con un piede, ma con due piedi, con tutti e due i piedi, perché Dio è pronto ad accoglierti. Amen. A volte abbiamo retaggi nella nostra mente, abbiamo, eh, la, la nostra memoria è così lontana che i ricordi forse di, di, qualche, eh, di qualche prova, di qualche tentazione, di qualche eh, atteggiamento sbagliato che abbiamo ricevuto anche da qualche fratello, forse veniamo da qualche comunità dove ci hanno in qualche modo scandalizzati, ci hanno, non ci hanno mostrato amore e questo è un retaggio che ci portiamo dietro e ancora non riusciamo a relazionarci col Signore come Lui vuole. Lui è un padre meraviglioso e vuole relazionarsi con te al 100%. Non vuole un figlio che sta qui soltanto per fare presenza, anche se tu sei benedetto, del, ma non puoi essere benedetto della benedizione degli altri, perché Dio ha una benedizione personale per la tua vita. Egli ti vuole benedire di ogni benedizione. All allontaniamo questi retaggi, questi brutti ricordi che forse umanamente abbiamo. A certo punto abbiamo, abbiamo la memoria dell'elefante, ricordiamo cose vecchissime e questo non ci permette di entrare in intima relazione con Dio. Ascoltavo l'altro giorno che l'elefante ha una memoria così lunga che, se in un elefante piccolino tu gli metti una piccolissima catena al collo e lo leghi ad un palo, lui ricorderà anche quando è grande che quella catena non gli permetteva di liberarsi. E anche se adesso è grande e grosso, quella piccola catena lo terrà lì legato perché la sua memoria gli impedisce di comprendere che adesso è libero, è forte e può da sé romperse, rompere quella catena. Capite la similitudine? Dio ci ha dato piena autorità affinché noi non siamo più schiavi neanche dei nostri ricordi passati. Già anche ricordare le benedizioni a volte è negativo perché forse ci appoggiamo nelle benedizioni di ieri. E non riusciamo ad essere benedetti oggi, ma Dio ha oggi una benedizione fresca e pronta per la tua vita. Amen? Quindi noi vogliamo dire, Signore, io voglio essere benedetto, voglio essere liberato da ogni pensiero che mi lega a situazioni precedenti che non fanno parte più del piano che tu hai per la mia vita. Dio ha un piano nuovo per la tua vita. Egli vuole fare di te realmente una nuova creatura e vuole metterti in piena libertà. Dio è un Dio longanime, sai cosa significa longanime? Lo cercato indica un costante atteggiamento di generosa indulgenza e sopportazione. Si chiama longanime colui che è incline nei rapporti con il prossimo, alla comprensione e all'indulgenza. Colui che ha il cuore grande, che si sforza di capire l'altro, di sopportarlo nella speranza e certezza che il suo atteggiamento cambierà in bene. Di qui la pazienza, la perseveranza, la fiducia nell'altro. L'atteggiamento dell'onganime emana infatti da quell'amore che è totale donazione di sé all'altro nella gratuità assoluta. Amen. Rivedi in tutti questi attributi il carattere del tuo Dio? E allora perché ancora te ne stai in disparte? Perché ancora non riesci a relazionarti appieno? Fratelli, questo messaggio portatelo ai vostri parenti. Portato, portalo a tuo padre, portalo a tua madre, portalo a tuo marito, portalo a tua moglie, portalo ai tuoi figli, portalo a, colui, a, color, a tutti coloro che forse tu conosci in giro e che sai che si sono sviati, che hanno perso la via maestra. E digli: Gesù ti ama, Gesù ti ama con tutto il suo cuore. Accettalo perché egli non ti tiene il broncio, non è lì a dirti: Ma perché te ne sei andato? Adesso non ti accetto più, non ho più tempo per te. Comunica, dai questo messaggio. Io sento forte, fratelli, questo messaggio, perché il Signore è lì pronto ad aspettarti per riceverti nelle sue braccia. Amen. Io sapete, a volte parlo anche con, con medici, eh, con gente che ha due lauree, tre lauree, quattro specializzazioni, pieni di cultura, ma credetemi, mi fanno così tenerezza quando prendiamo l'argomento di Dio non sanno da dove devono cominciare, non lo conoscono. E il mio cuore si fa così piccolo perché il messaggio che io do è Gesù ti ama. A volte ci perdiamo in dottrine, in, in discorsi, diciamo loro tante cose che riempiono la loro mente ma non riempiono il loro cuore. Coloro che sono nel mondo, coloro che si sono allontanati o che non hanno mai trovato la via di Dio, hanno bisogno che noi gli diciamo... Gesù ti ama. La parola più semplice che possa esistere. Gesù ti ama e vuole farti soltanto del bene. Amen. Io credo che non ci sono altre parole che noi possiamo dire che siano più profonde di queste. Gesù ti ama e ti ama con tutto il suo cuore. Egli è longanime, misericordioso, lento all'ira. Questo è confermato, fratelli, in Romani capitolo 5. Venite con me in Romani capitolo 5. Adesso vi dico il verso. Alleluia. Gloria a te Gesù. Romani capitolo 5, verso 6. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il Suo amore verso di noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più, dunque, essendo ora giustificati nel Suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Suo Figlio, molto di più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Amen. Ovviamente Dio ci ha, prima, prima di conoscere Dio, dice Paolo agli Efesini, noi eravamo figli di Ira. Quello era il nostro stato fuori da Cristo. Fuori da Cristo diventiamo figli di Ira, ma in Cristo noi siamo nuove creature, creature formate dalla sua grazia. Attraverso la sua grazia, attraverso il suo perdono, attraverso il suo essere misericordiosi, Cristo ha fatto di noi delle nuove creature. Amen. E non ha aspettato che noi fossimo delle persone per bene, che noi lo accettassimo. Lui ci ha amati per primi. Qualcuno, dice la Scrittura, ardirebbe morire per qualcuno buono, per qualcuno giusto. Ma Gesù ha dato la sua vita per noi mentre noi non eravamo né buoni e né giusti. Attraverso il suo sacrificio, Egli ci ha giustificati. E attraverso la sua vita, ancora Egli ci ha dato la vita. Ci ha dato salvezza, ci ha dato ogni cosa fratelli, non ha aspettato che noi in qualche modo potessimo prima convertirci, prima di dare la sua vita come prezzo di riscatto per l'anima mia e per l'anima tua. Ecco perché Dio è un Dio misericordioso, dice la Scrittura. E una volta che Lui ci ha riconciliati, permetterà che noi ci allontaniamo, che noi non lo riconosciamo come nostro Re, come nostro Signore e come nostro Salvatore. Dopo che ha dato la sua vita, Potrà lui tenerci ancora il broncio e dire, ah no, ora siccome hai fatto queste marachelle, mi dispiace, noi ci daremo uno dove ci sta da fare un venno. Ma Dio ci dice vieni figlio mio, vieni figlia mia, perché io ho un posto nella mia casa per te. Amen. Questo atteggiamento, fratelli, è un atteggiamento che ci allontanerebbe dal Signore. Se noi ancora non comprendiamo appieno che Dio è un Dio misericordioso, forse ci allontaniamo dal Signore. E non ci relazioneremo più con Lui. Oppure un altro rischio, se noi non comprendiamo appieno il carattere di Dio, potrebbe essere quello che non solo ci allontaniamo, ma siccome non sappiamo che Dio è un Dio misericordioso, forse nascondiamo il nostro peccato, lo teniamo ben nascosto. Perché? Perché non abbiamo capito che quando dice, dice Primo Giovanni, quando il tuo peccato confessi. Egli è fedele e giusto da perdonarti e da purificarti da ogni iniquità. Quando tu tieni ben nascosto il tuo peccato, un peccato non confessato non potrà essere perdonato. Dio sta aspettando che tu confessi i tuoi errori affinché tu abbia pieno, piena misericordia da parte di lui, affinché la sua compassione ancora oggi non si esaurisca, ma dice la scrittura che le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Sapete perché abbiamo bisogno che le compassioni di Dio si rinnovano ogni mattina? Perché dice la scrittura che il giusto cade. Ma la differenza fra il giusto e colui che non è giusto è questa, che il giusto cade e si rialza, perché Cristo appartiene a noi. Noi non siamo non viviamo, abbiamo cantato ora appartengo a te. Non apparteniamo più a noi stessi, in quanto nuove creature, noi apparteniamo a Cristo e Cristo ha fatto di noi dei Suoi figlioli affinché noi non nascondiamo i nostri peccati, fratelli. Dice il Primo Giovanni che: se noi diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se diciamo di essere senza peccato, facciamo Dio bugiardo perché Lui ha detto che siamo polvere e in quanto tali a volte cadiamo. Ma con il Signore accanto a noi, noi ci rialziamo. Non è più quella condizione, fratelli, di una volta quando cadevamo e rimanevamo lì a terra nella depressione. Noi sappiamo, l'Apostolo Giovanni dice: Attenzione, io so, io so che anche coloro che si, i, i migliori cristiani, poiché sono fatti di carne e ossa, cadono. Ma in quanto tali poi si rialzano perché appartengono a Cristo. Amen. Dice Primo Giovanni: Figlioletti miei, non peccate, questo è il consiglio che ci dà. Attenzione, neanche io sto consigliando di peccare, io sto consigliando di instaurare un rapporto intimo e una relazione profonda col tuo Dio, perché quando tu avrai instaurato una profonda relazione con Lui, probabilmente sbaglierai molto di meno. Non dico che non sbaglierai affatto, ma sbaglierai molto di meno. L'Apostolo Paolo diceva: Io sì, sono cosciente che ancora non ho raggiunto la perfezione, ma prosegue il mio corso. Amen? Ecco quello che faceva l'Apostolo Paolo: andava nella strada, seguiva la strada che Dio aveva tracciato per lui. Se noi riusciamo a percorrere quella strada che Dio ha dato per noi, se noi riusciamo esattamente a mettere i piedi dove Dio cammina, ovvero se noi riusciamo a instaurare una piena, intima relazione con Lui, ed è questo il mio consiglio: noi cadremo, ma cadremo molto di meno. Allora dice l'Apostolo Giovanni, figlioletti miei, vi consiglio di non peccare, ma attenzione, siccome so che questo sarà impossibile e chi non ammette questo è un ipocrita, i farisei avevano questo atteggiamento, fratelli, i farisei erano tutto fumo e niente arrosto, parlavano, parlavano ma non agivano, il, che loro, il loro comportamento non corrispondeva alla loro teoria, perché? Perché erano ipocriti, ovvero Pensavano di avere atteggiamenti, pensavano di avere virtù, ma tutto ciò che loro dichiaravano con la bocca non corrispondeva ai fatti. Loro non avevano una vita che assomigliava a quella di Cristo, ovvero erano teorici del cristianesimo, ma non erano pratici di mettere in pratica ciò che Dio voleva per la loro vita. Mettevano dei pesi sugli altri, ma loro non li toccavano con un dito. Gesù diceva, voi siete come sepolcri imbiancati, belli di fuori. Sì, dite tante parole, tante cose, ma piena di ossa dei morti di dentro. Loro pensavano, vi ricordate la preghiera del fariseo col pubblicano? Oh Signore, io ti ringrazio perché non sono come loro. Ecco l'atteggiamento giusto, quello del pubblicano. Signore, io so di essere un peccatore, ma abbi pietà di me. Tutti coloro che si accostavano al Signore potevano dire... Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. Riconoscevano il loro essere in difetto e in quanto tali sapevano che la loro condizione sarebbe migliorata soltanto se ancorati a Cristo. Cristo è la nostra pietra su cui noi vogliamo ancorare i nostri piedi. Dove tu ti puoi appoggiare? A chi ti puoi appoggiare? Cosa può condizionare la tua vita per non permetterti di cadere ancora nell'errore? Solamente essere ancorati a Cristo Gesù. Non ci sono, fratelli, altre vie. Gesù è la via, l'unica via. Non ci sono altre vie. Ecco allora che Giovanni diceva, figlioletti miei, non peccate, ma vi do una buona notizia. Ma se anche peccate, avete un avvocato in Gesù Cristo. Avete un avvocato che intercede del continuo per ognuno di voi. Sì, lui lo sa che noi sbagliamo. Ma attenzione, Gesù ovviamente non è un avvocato delle cause perse. Quando noi confessiamo il nostro peccato dobbiamo avere due atteggiamenti. L'atteggiamento di colui che confessa le proprie iniquità, ma anche il desiderio di non ricadere più nello stesso errore, affinché l'ira di Dio non, non ci raggiunga alla fine. Amen? Perché dice la scrittura che l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza. Ma noi non vogliamo stasera parlare dell'ira di Dio, ma noi vogliamo parlare dell'amore di Dio. Noi vogliamo parlare di quell'amore che ci ha amati per primo, di quell'amore che ha fatto realmente di noi delle nuove creature, amen. D'altronde, Giovanni, qualche capitolo dopo, poteva pure dire: Chi è in Cristo non pecca, non sta smettendo se stesso. Quando prima aveva detto: Chiunque dice di non aver peccato inganna se stesso e fa Dio bugiardo, perché Lui sa qual è la nostra condizione, Dio sa qual è la nostra condizione, ma come dicevo prima. Chiunque è ancorato a Cristo Gesù non pecca, perché noi sediamo alla destra del trono di Dio insieme a Gesù Cristo. E in quanto, i suoi, in quanto fratelli suoi e figli di Dio, noi non possiamo ricoprire quel ruolo ancora peccatori. E allora questo cosa significa? Non significa che non peccheremo più, ma significa che non rimarremo nel peccato. Sì, fratelli, noi ancora... Non siamo perfetti. Gesù diceva agli Apostoli, voi siete netti. Ma una cosa vi manca, quella che ogni giorno purtroppo vi dovete ancora lavare i piedi. Perché? Perché camminate nella polvere, io vi ho nettato, io vi ho purificato, io ho imbiancato i vostri peccati. I vostri peccati sono così lontani come è lontano il lavante dal ponente. Tuttavia, ancora avete bisogno di lavarvi i piedi perché siete su questo mondo, ancora siete qui, ancora camminate nei vostri falli. Ma. Con Cristo noi siamo giustificati, con Lui noi siamo santificati. Amen. E questa è una buona notizia, fratelli. E questa è la notizia che dobbiamo portare al mondo. Dobbiamo dire a tutti coloro che non conoscono il Signore, Gesù ti ama. Gesù vuole fare di te una nuova creatura, se tu glielo permetti. Amen. Lo scrittore agli ebrei dice, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare nelle nostre infermità dove per infermità si intendono, c'è un'altra un versione che dice nelle vostre debolezze. Gesù simpatizza con le nostre debolezze. Sapete perché? Perché Egli visse davvero uomo come figliuolo dell'uomo. Egli conosce il tuo stato e il mio stato, conosce che siamo carne e ossa. Ovviamente Gesù. Simpatizza con le nostre debolezze, anche se Lui non peccò, però Gesù conosce esattamente la tua vita, conosce esattamente la mia vita, e allora Gesù dice stasera, figlio mio, vieni perché io ho parole di vita per te, vieni non stare fuori, non stare, anche se sei seduto qui, non rimanere lontano dalla mia, dalla mia presenza, perché noi possiamo anche essere presenti qui fisicamente, ma essere lontani dalla presenza di Dio. Gesù dice: Vieni perché io mi voglio relazionare con te, voglio con te un rapporto intimo. Siamo noi che glielo dobbiamo permettere. Gesù disse: Chiunque mi cerca mi troverà. E questo è il messaggio che dobbiamo portare a tutti coloro che, o non conoscono il Signore, o si sono sviati dalla via maestra. Gesù ti ama e ti riamerà fino all'ultimo giorno perché il desiderio di Dio è sempre lo stesso: cioè quello che nessuno si perda, ma che ognuno apra il suo cuore e possa riconoscerlo come Signore e Salvatore della propria vita. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Gloria a te Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome Gesù. Signore, noi ti amiamo con tutto il nostro cuore Gesù. Sì, Padre, noi non vogliamo stare più lontani dalla tua presenza, perché lontani dalla tua presenza si sta male, ma alla tua presenza noi abbiamo tutto ciò che è necessario per la nostra vita. Sì, Padre, come il salmista stasera ti diciamo, chi ho io in cielo fuori di te, Signore. Sì, Signore, il nostro cuore e la nostra carne possono venire meno, ma Tu sei la rocca del nostro cuore, Tu sei la nostra rocca forte e noi, Signore, vogliamo. Darti il nostro cuore, prendilo Gesù, modellalo sempre più a tua immagine e somiglianza, affinché Signore noi ti possiamo dare interamente la nostra vita come tu meriti, per come tu sei degno. Grazie Signore, benedici ogni mio fratello e ogni mia sorella. Signore, scolpisci questa parola nei loro cuori affinché tutti insieme possiamo riconoscere che solo tu sei degno perché tu sei un Dio pieno di amore. Ti rendiamo lode, onore e ringraziamento. Per Cristo Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica.